E si sono giocati anche i turni di Coppa Italia e di Coppa Lombardia, eccellenza promozione prima categoria, nella giornata di ieri. Qui ci andiamo a vedere un po' le immagini. Ha rovato Vertovese che elimina il Carpenedolo ai calci di rigore. Un buon primo tempo per la formazione di Bolis, che trova il gol del vantaggio grazie a una perla da parte di Rota, e poi il raddoppio sempre con Messedaglia. Si chiude la prima frazione sul 2-0 e sembra fatta. Invece nella ripresa si sveglia il Carpenedolo, o meglio si addormenta, l'ha rovato Vertovese. Il Carpenedolo la prima accorcia con Chiappini e al 90° trova il gol che porta tutti i calci di rigore, un gran gol firmato da Guatta. Ai calci di rigore sarà 9-8 per la rovato Vertovese, con il Carpenedolo che manda alto il penalty oltranza. E allora andiamo a vedere anche i risultati per questi ottavi finali di Coppa di Eccellenza, col Mapellorciana 2-3, Calvairate Fanenghese 3-2, Fucina Solbiettese 0-4, Meda Sedriano 1-1, Ginatese Juve Spadonghese 2-1, Rovato Vertovese Carpenedolo 2-2, Ponte San Pietro Trevigliese 1-1, Pavia Casteggio si gioca il 16 ottobre. Passano il turno, dunque vanno ai quarti l'Orciano, lo Falenghese, la Solbiettese, il Meda, la Ginatese, la Rovato Vertovese che vince i calci di rigore, come la Trevigliese che sbanca Ponte San Pietro. Tutti in campo poi il 6 novembre per i quarti di finale. Un abbinamento sarà quello fra Olginatese e Rovato Vertovese. E poi passiamo al campionato di promozione, dove andiamo a vedere due immagini di partite giocate ieri. La prima è Pianico Virtus Binasco, giocata al pomeriggio, con il Pianico che riesce a passare il turno ai calci di rigore, soffrendo un attimino ma meritando la vittoria. La formazione di Roby Berlinghieri accesa così agli ottavi di finale, dove andrà ad affrontare il Vovarno, che ha battuto l'Almè, sempre in partita la formazione del Pianico. Ma a un certo punto, un quarto d'ora dalla fine, era andata sotto per 0-1 grazie a questo gol firmato dal numero 9 Sirena, che ha approfittato di un lancio filtrante da parte di Damo e ha portato in vantaggio i suoi. Quando sembrava difficile trovare il pareggio, il Pianico riesce a un certo punto a riacciuffare le sorti dell'incontro grazie a un calcio di rigore. Bravissimo Palazzi, subentrato poco prima Baccanelli, a intercettare un pallone sulla destra, a fondare il colpo, cede la palla all'interno per Baccanelli, dove anticipa l'avversario, viene atterrato e calcio di rigore. Felappi non trema e trasforma il penalty del 1-1. Si va praticamente ai calci di rigore decisivi, dove sale sugli scudi Poetini, che alla fine para gli ultimi due calci di rigore del Virtus Binasco e proietta, come abbiamo detto, il Pianico ai quarti di finale. E invece poi, grazie a giudici, andiamo a vedere le immagini anche della partita serale, il derby fra Falco e Gavarnese, con la Falco che aveva esonerato da poco il mister Leone. Sulla panchina andava l'allenatore della Juniors. La Falco vince per 2-1 e trova il vantaggio grazie a Carrara su un cross dalla destra. L'attaccante porta in vantaggio la formazione nerazzurra questa sera in maglia bianca. La Gavarnese viene annullato un gol in fuorigioco visto bene dal guardalinee, e poi la Falco va a raddoppiare. Il gol porta la firma di un tiraboschi con un cross dalla sinistra, assist in area di rigore, dove si trova Tiraboschi tutto solo, che appoggia comodamente di testa in rete per il 2-0. La Gavarnese accorcia poi la distanza, ma ormai è troppo tardi, siamo praticamente al 90° grazie al gol firmato da Gualdi, che si incunea in area di rigore. E andiamo a vedere dunque i risultati della Coppa Italia Lombardia di promozione. 16° di finale, dunque si accede agli ottavi, dove la Pianico elimina la Virtus Binasco 1-1 i calci di rigore, poi Falco Gavarnese 2-1, lo Zingoni elimina il San Pellegrino vincendo 4-0 fuori casa, come il Vovarno elimina l'Almè per 1-0. E concludiamo poi con i 16° di prima categoria. Qua siamo ancora ai gironi, andiamo a vedere le bergamasche con nel proprio girone la Grossariate che batte il Mozzo nella prima partita per 2-1, riposava l'Albano, e le Chiari, formazione bresciana, che batte il Sovere per 1-0, anche lei nella prima partita riposava il Villongo. E sono cominciati i campionati di basket, noi andiamo a guardare ovviamente dove sono inserite le formazioni bergamasche. Parliamo di serie B nazionale, B interregionale, dove abbiamo due squadre, la TAV Treviglio nella serie B nazionale, mentre abbiamo la Blu Robica Bergamo nella serie B interregionale. Settimana in tensa per la formazione di Treviglio, che ha vinto le prime due fuori casa e in casa, poi ha perso invece l'ultima nello scontro fra le prime nella classifica Faenza e Treviglio, che erano entrambe a punteggio pieno. Infatti nella partita di domenica a Faenza si è perso per 79-67, con una imprecisione nel tiro sia da fuori che da due punti, che ha condizionato lo stop.
Comunque la classifica resta buona per questa squadra neonata dal Mascio Treviglio, abbiamo detto a 4 punti, sono 4 le squadre che capeggiano a punteggio pieno, dal Lumezzane all'Orlandina, a Faenza e appunto Legnano. E al prossimo turno a Treviglio, precisamente al Palafacchetti, arriva Legnano, l'altra formazione a punteggio pieno. Mentre nel fine settimana si è svolta anche la Podono Sky Trail con Paolo Poli e Nicole Ruggeri che vincono l'edizione 2024. Il 33enne di Casnigo ha sfatato il tabù conquistando il primo successo nella competizione andata in scena a Nembro, mentre la portacolori del team Garen ha tagliato il traguardo affiancata a Melissa Paganelli. A livello maschile il 33enne di Casnigo con grande emozione ha tagliato il traguardo di Nembro battendo la concorrenza di Carlo Curnis dell'LRASD che gli ha tenuto testa fino a Lonno. 2 ore 26 minuti e 45 secondi per Poli che ha rifilato quasi 3 minuti a Curnis che praticamente ha chiuso con 2:29:36 e terzo posto Stefano Rota del Pegarun a 2:33:05. In campo femminile abbiamo detto Ruggeri e Paganelli sono arrivate in insieme con la vittoria andata alla Ruggeri, hanno chiuso in 3:04:45. Al terzo posto Valentina Chino del SD Gan Nembro che ha ottenuto il tempo di 3:31:45. Nella gara dei 16 km invece vittoria da parte del 43enne di Costa Mezzate Luca Arrigoni che si è imposto con 1:24:48 davanti a Noris della Recastello. Al femminile invece successo è andata Silvia Zanchi dell'LR che ha battuto Elena Milesi, il tempo 1:43 per la vincitrice e 1:46:34 per la seconda in classifica.